media. Oggi basta vedere le tendenze al voto, Azione e Italia Viva sono molto presenti tra i ragazzi, tra i giovani, tra coloro che si accingono per la prima volta a votare. La scelta di Carlo Calenda è una scelta che viene molto naturale, perché i giovani guardano alla competenza, alla serietà, non più alle favolette che molta politica ha raccontato, come quelli che dovevano aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno ed è finita che siamo mangiati il tonno e forse anche la scatoletta. La proposta della lista Azione Italia Viva con Calenda e in Sicilia con la presidenza che mi riguarda è una azione che guarda proprio al centro del nostro sistema politico, non più alla destra, alla sinistra, alle due estreme che si vanno polarizzando sempre di più con la presenza dei 5 Stelle, che in qualche modo stanno ulteriormente spostando a sinistra la loro proposta politica, anche del PD, mentre invece la nostra proposta centrista è una proposta di rilancio delle istituzioni nazionali e regionali, che parta dalla esigenza di rimettere insieme le forze che hanno costruito l'Italia, che ne hanno fatto la quinta potenza economica del mondo, che hanno costruito l'Europa, cioè le forze riformiste, le forze cattoliche e quelle liberali, che insieme vogliono riproporre una proposta politica di novità, di rilancio, la vera novità di questa campagna elettorale.